Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Globus Television, da Armando Garuffi e benvenuti alla terza edizione di Sport e non solo. Un'edizione che vorrei cominciare stasera con la parola life, vita, la traduzione di questo termine inglese ed è anche l'acronimo di Life Improvement for Every Disabled Person, miglioria della vita del disabile attraverso lo sport. E chi è un po' il cultore di questa miglioria? Chi nell'arco di questi anni ha cercato di rendere a livello sportivo migliore la vita dei disabili? Carmelo La Rocca, il nostro ospite di stasera. Buonasera. Presidente della Life Onlus, istruttore HSA per normodotati e disabili. Buonasera. Buonasera. Ciao buona. Carmelo. Ciao Alberto. Carmelo, intanto partiamo subito. Ecco, io vedo qua HSA. Che cosa si intende per HSA? HSA è l'acronimo di Handicap Scuba Association, perciò subacquea per disabili. È una didattica americana, è arrivata in Italia una ventina di anni fa. Io sono stato uno dei primi istruttori a insegnare appunto subacquea ai disabili. È una didattica specializzata per l'insegnamento della subacquea a soggetti disabili. Tu hai una tua disabilità. Se ci racconti un po' con la tua storia, perché tu a 18 anni avessi un incidente stradale, però da quel momento hai preso coscienza di un'altra realtà, è vero? Ci puoi un po' raccontare? Sicuramente. A 18 anni si è nel massimo della tua vita, praticamente, sei ragazzo, e in seguito a questo incidente, dove praticamente ho avuto la frattura esposta di tutte e due le gambe, blocco renale totale, perciò dialisi, emodialisi, un percorso un poco brutto, sono stato trasferito d'urgenza a Bologna, alle Rizzoli, dove a poco mi hanno rimesso in piedi. A poco vuol dire nell'ambito di 2 anni. In questi 2 anni ho conosciuto la disabilità, ho conosciuto persone che erano disabili, erano normodotati e sono diventati disabili. Io ho avuto la grossa fortuna di avere una piccola disabilità e comunque poter ricominciare un percorso. È un percorso che ho voluto fare dedicando un poco del mio tempo e un poco della mia passione per il mare a soggetti disabili. Ecco, diciamo che passare dalla, tra parentesi o tra virgolette, dalla normalità a una disabilità credo sia un passaggio veramente pesante. C'è chi si lascia andare, ma soprattutto io nell'arco delle trasmissioni che ho avuto di condurre con dei personaggi eccezionali ho visto ci sono quelli che reagiscono. Tu sei stato uno di quelli e hai dato la possibilità naturalmente tramite questa associazione di rendere sicuramente migliore, ma dare un interesse diverso, che è un interesse per il mare, un interesse sportivo a coloro che hanno subito questa disabilità. Sicuramente. Io in questo percorso incontrai a Torino, durante uno dei miei interventi di ricostruzione, Martino Florio, che so che avete avuto ospite nella vostra... Sì, ne abbiamo avuto diversi, ma Martino Florio è uno... trasmissione, un ragazzo di Acireale, perciò anch'io siciliano, ci siamo conosciuti, tutti e due grossi amanti del mare. E io ero proprio lì nella stanza quando il medico gli disse: guarda Martino, purtroppo tu non potrai camminare più. Perciò immaginate la disperazione in quel momento. E la prima cosa che mi è venuta in mente per rincuorarlo un attimino è stata quella: guarda Martino, io sono specializzato per insegnare subacquea a persone con disabilità, sarebbe simpatico che ci incontrassimo quando scendiamo a Catania. E da lì è nata questa associazione. Appunto Martino è stato il mio
il mio primo allievo, è comunque socio nella Life. Diciamo che alla base di tutto, Life, vita, ma soprattutto Sea Life, un po' la vita di mare, la passione per il mare, perché chi non ama il mare? Io sono un grandissimo amante del mare, ma io penso che soprattutto coloro che hanno subito determinati traumi nel mare possono vedere un giovamento, è così? Sicuramente, il mare è comunque vita sia per i normodotati che per i disabili. Hai detto una parola chiave, Sea Life, perché vedi caso, da 3 anni a questa parte noi siamo partner di un tour operator inglese che ha riconosciuto le nostre qualità nei confronti appunto dei disabili e del mare. Il tour operator si chiama Sea Able. Able inteso come essere capaci di. Able, capacità, sì. Esatto, perciò questi signori ci mandano ogni anno dei disabili. Questo è un tour operator specializzato ad organizzare viaggi per persone con disabilità da tutta la parte, da tutto il mondo verso la Sicilia. Perciò quando vengono queste persone sono delle persone amanti del mare, sono delle persone che li portiamo in giro con i nostri mezzi. Molti prendono il brevetto di subacqueo e lo possono spendere in maniera internazionale, perché i nostri brevetti sono riconosciuti a livello internazionale. Ecco Carmelo, noi avremo anche un contributo filmato da vedere fra un po', ma vogliamo parlare proprio della tua associazione, associazione che si occupa soprattutto di immersioni, ma non solo, vero? Sicuramente, appunto come dice il nostro acronimo, miglioria della vita dei disabili attraverso lo sport. Perciò siamo stati aperti a 360 gradi per favorire appunto questo inserimento sportivo. Abbiamo iniziato con la disabilità fisica, perciò paraplegici come Martino, tetraplegici, amputati, e abbiamo visto che il mare si presta assolutamente per questa tipologia di disabilità. Man mano che la gente ci incominciava a conoscere, grazie anche a delle attività particolari che abbiamo fatto, diversi record e altro, si sono avvicinati alla nostra associazione, perché il mare comunque avvicina, il mare accomuna, si sono avvicinati persone con diversi tipi di disabilità, come ad esempio i non vedenti o i sordi. Allora abbiamo studiato insieme a loro delle tecniche per insegnare anche a queste persone a scendere sott'acqua in sicurezza. La domanda spontanea spesso è: ma una persona non vedente sott'acqua qual è lo scopo? Perché sott'acqua si va per vedere, per ammirare i nostri fondali. Allora la prima cosa è che appunto lo sport accomuna e lo sport fa socializzare. Questo è una cosa molto importante per i disabili che si avvicinano. Poi se riescono a fare anche delle cose un poco particolari, delle cose straordinarie, comunque uno sport diventa un valore aggiunto e perciò una qualità migliore della vita. Ma è per categorie, nel senso vengono divisi per categoria, non so, i tetra... Allora, i non vedenti, i non udenti, oppure sono tutti nello stesso calderone e vivono tutti la stessa esperienza assieme? L'esperienza finale è la stessa. Il ottenere un brevetto subacqueo riconosciuto, perciò aver acquisito quelle tecniche di immersione in sicurezza. Questo è lo scopo finale. Poi come si ci arriva? È un percorso, oserei dire, personalizzato, perché anche se, come comunque per i normodotati, perché è l'individuo che scende sott'acqua e si deve abituare al mondo sottomarino, soprattutto un disabile. Infatti
per insegnare a una persona disabile, o che sia una disabilità fisica o che sia una disabilità sensoriale, c'è bisogno almeno di due istruttori a persona. Cioè, il percorso è più lungo e sicuramente, almeno per quello che mi riguarda, più interessante a livello didattico, perché si scoprono e si imparano veramente nuove tecniche. Ma i corsi li tenete qui a Catania, al mare di Catania, e quanto dura un corso all'incirca? Allora, in linea generale in 10 giorni si riesce a brevettare una persona con disabilità. Il bello della nostra associazione è quello che lavoriamo nello stesso momento con persone disabili e persone con normodotati, perciò accomunare tutti nello stesso momento. Facciamo molta piscina, è importante, la piscina gioca un ruolo determinante, e poi una volta che si imparano determinate tecniche siamo pronti per scendere a mare. Ma lo posso dire che l'acqua, in un certo qual senso, l'acqua del mare riesce ad accomunare tutti quanti, nel senso chi ha delle anomalie, diciamo, fisiche, parliamo dei tetraplagici, parliamo di coloro che hanno avuto delle amputazioni, nel liquido, nell'acqua, non si trovano a loro agio. Il primo passo verso il conseguimento del brevetto è appunto far acquisire al disabile una ottima acquaticità. Una volta che il disabile ha raggiunto questa acquaticità, si comincia a lavorare sul discorso subacqueo. E naturalmente dai oggi, dai domani, avete avuto anche le vostre grandi soddisfazioni, perché citavamo poc'anzi Martino Florio, che ha stabilito il record di immersione, record mondiale, 51 metri. C'è anche una non vedente, ci vuoi ricordare il nome? Benedetta Spampinato. Che ha stabilito un altro record mondiale per la categoria dei non vedenti di 41 metri sott'acqua. Noi, se non sbaglio, abbiamo il filmato, e a questo punto direi proprio di mandarlo in onda, così vediamo. Diciamo che è un poco è di qualche anno fa, sì. Quindi si vede un Carmelo La Rocca sicuramente più giovane, sicuramente. E per chi ha avuto il piacere di conoscere Martino Florio, che abbiamo avuto in trasmissione, un Martino Florio sicuramente più giovane, con più capelli, come anche te. Comunque il mare aiuta a invecchiare meglio. Sicuramente. Mandiamo questo filmato. Carmelo, cosa stai facendo? Mi sto preparando a fare un'immersione con questi ragazzi meravigliosi, grazie agli amici dei Vigili del Fuoco e dell'Area Marina Protetta. Inizia così l'avventura di Carmelo e dei suoi ragazzi, Martino e Benedetta, due campioni di immersioni che hanno vinto la sfida con se stessi, che hanno sempre considerato la loro disabilità una marcia in più. Martino l'ho conosciuto in ospedale, dove ero per un intervento chirurgico dovuto a un incidente. C'era Martino, anche lui ha avuto un gravissimo incidente, più grave del mio, e quando insomma ha avuto la notizia che sarebbe rimasto in carrozzina, ci siamo fatti questa promessa di cominciare a fare delle immersioni insieme. È causa di un incidente in moto, con la conseguente un trauma midollare, quindi ho perso l'uso delle gambe, non potendo più camminare mi sono dovuto adeguare a un nuovo modo di vita, un nuovo modo di essere e fare delle cose diverse da quelle che facevo prima. È stato il caso ad unire le strade di Carmelo, l'istruttore dal cuore grande, e di Benedetta, studentessa di Catania che dalla nascita vede solo ombre. Abbiamo organizzato un corso con l'Università di Catania e mi si è presentata questa ragazzina non vedente che voleva fare il corso. All'inizio sono rimasto un poco titubante, però
il motto della nostra associazione è appunto accetta la sfida, e allora l'abbiamo accettata. La mia passione per il mare c'è sempre stata, perché i miei genitori fin da piccola mi portavano a mare. Ma lei non era molto convinta, invece Carmelo l'ha coinvolta in maniera così totale che da lì è sempre in acqua. Si sono dati appuntamento nel mare di Acitrezza per un allenamento e per discutere i dettagli del loro grande sogno. Ristrutturare una barca per far conoscere e scoprire il mare ai ragazzi disabili, per far capire loro che in acqua non ci sono barriere. La barca già c'è, va ristrutturata. E servono i soldini per ristrutturarla. La barca già c'è e si trova a Siracusa a Pozzallo. Una barca con barriere architettoniche abbattute che permetterà ai diversamente abili di godere delle bellezze del nostro fondale. Stiamo cercando chi ci aiuti a fare questa cosa, perché diventa una spesa abbastanza esosa. Comunque chi volesse può anche contattarci alla nostra associazione al sito www.lifeonlus.com. Vorremmo girare la Sicilia con ragazzi disabili sicuramente e far vivere l'esperienza di una persona che va a mare. Comunque di essere quasi un marinaio, anche in carrozzina. Benedetta, tu cosa farai in barca? Li farò comportare bene, se non si comportano bene tutti a mare. Martino, ex agente della polizia penitenziaria, oggi è un eroe. È suo il record del mondo di immersione ad aria per paraplegici dell'agosto del 2006. In acqua sei molto libero, non ci sono barriere, ma anche da un sentimento tipo come se volassi. Sono ragazzi meravigliosi che credono in tutto ciò che fanno e mi hanno coinvolta proprio in un modo grandioso. Benedetta, ve la posso definire in un modo solo, è meravigliosa. È sempre quella che riesce a dare forza a tutti gli altri. Benedetta scende negli abissi con il buio negli occhi ed è riuscita a battere il record mondiale di immersione ad aria raggiungendo nei fondali di Siracusa i 41 metri di profondità. Una vittoria, una conquista che vuole essere un messaggio per tutti coloro che saliranno in barca, perché la sua disabilità non le ha mai impedito di coltivare la passione per il mare e le immersioni, non ha mai fermato la sua voglia di sfida e il desiderio di superare barriere che sembrano insormontabili. Il record del mondo l'abbiamo voluto battere per lanciare a tutti i disabili come me un messaggio che anche loro possono fare qualunque cosa, basta avere la volontà e conoscere le persone giuste. Bene, abbiamo visto queste bellissime immagini e all'ottenimento di questi record del mondo, che cosa ti dissero sia Martino che la ragazza? Ma diciamo che l'ideazione di questi record è stata soprattutto per dimostrare che anche i ragazzi con la disabilità hanno velleità di fare cose straordinarie come i normodotati. Avevamo la preparazione tecnica per farlo, avevamo la logistica giusta per farlo, avevamo le persone come Martino e Benedetta che erano ansiosi di fare un'azione del genere, perciò insomma non c'era nessun motivo per cui non l'avremmo dovuto fare. Da queste azioni comunque dimostrative è nato un attimino poi un movimento che si è andato a allargare in maniera esponenziale, non solo con la subacquea ma anche con altri sport. Una cosa che abbiamo realizzato e di cui sono abbastanza fiero, come i due record e comunque tutta la nostra attività, è la realizzazione di un percorso di archeologia subacquea per non vedenti, il primo in assoluto in Italia, dove praticamente abbiamo realizzato un percorso. Abbiamo contestualizzato queste bellissime anfore antiche e su ogni anfora abbiamo messo una targhetta in braille. Perciò lì il non vedente, assieme all'istruttore naturalmente, collegato con delle videocamere audio-video, Benedetta ha praticamente presentato questo percorso a persone comodamente sedute a terra interagendo con loro. Perciò abbiamo ribaltato il ruolo di assistiti
perché di solito i disabili sono certo. assistiti, Davvero. In assistenti, perché sono stati loro a presentare questo bellissimo percorso a persone normodotate a terra. E questo, diciamo, è lo spirito che ci fa andare avanti, annullare completamente le barriere, anzi dimostrare che i disabili possono fare delle cose veramente straordinarie, come ormai vediamo un poco dappertutto con le Olimpiadi, anche per i diversamente abili, insomma sono persone straordinarie. Ma questo senz'altro. Quanti membri ha questa associazione? Quanti iscritti? Allora, abbiamo una trentina di associati, persone che entrano, persone che escono, persone che crescono, si sposano e poi magari abbandonano un po' l'attività sportiva, però cerchiamo sempre di mantenere un contatto e creare attività diversificate e diverse. Quindi non rimane il contatto diretto con queste persone, qualcuno a un certo punto naturalmente è preso dalla vita di tutti i giorni, da altri interessi, un po' scompare, oppure il contatto anche telefonico rimane nel corso degli anni? Ma, per quanto riguarda la subacquea sono personaggi abbastanza attivi che essendo l'unica struttura a Catania che si interessa di subacquea e disabilità, insomma siamo sempre in contatto perché si immergono con noi, con i nostri assistenti. E comunque oggi, grazie ai social, comunque rimaniamo sempre un po' tutti in contatto. Quando non facciamo sport andiamo a fare una mangiata tutti insieme, insomma è sempre una maniera per socializzare. Comunque tu hai detto che si ottiene un brevetto. Questo brevetto può permettere a queste persone con questi problemi fisici di poter anche fare l'istruttore, di poter continuare a portare avanti un po' quello che è il lavoro iniziato da te? Allora, nel filmato che abbiamo visto, un nostro motto è appunto accetta la sfida. Perciò volevamo proprio accettare anche questa sfida e anche questa volta l'abbiamo vinta. Perché praticamente abbiamo realizzato, abbiamo brevettato il primo la prima guida subacquea disabile in Italia, che appunto Martino Florio ha messo a frutto l'insegnamento che ha ricevuto, e Martino viene spesso con noi sul nostro gommone a fare da guida subacquea a persone normodotate. Naturalmente ci saranno dei momenti in cui Martino avrà bisogno di un aiuto per salire sul gommone o quant'altro, però molte persone normodotate sono state guidate, anche clienti stranieri che vengono da fuori sono state guidate da Martino, che è un ragazzo paraplegico. Oltretutto c'è da dire una cosa, che questo rapporto continua negli anni. E siamo stati questa estate a Santa Tecla premiati in questa serata organizzata da Martino Florio, una vita da fiaba, c'eri anche tu e abbiamo avuto appunto il piacere di avere questa targa anche noi come Globus Television, visto e considerato che ci occupiamo moltissimo appunto di questo tema che ci sta veramente, veramente a cuore. Ma fra le altre cose, se non sbaglio, l'associazione, che è in continua espansione, ha anche da portare avanti qualche altra discussione, qualche altra situazione, qualche altra iniziativa. Parliamo di barche? Sì, perché come dicevo prima, ormai una volta che siamo nel circuito dei viaggi, nel circuito degli sport per disabili, ci hanno conosciuto, abbiamo appunto questo rapporto con questo tour operator inglese, il quale ci ha richiesto specificatamente se eravamo in grado di organizzare delle
mini crociere per persone con disabilità. Perché la persona comunque con disabilità, come dicevo prima, ha le stesse velleità, anzi forse maggiori del normodotato. Perciò questo amore per il mare, un mare che comunque diventa sempre meno accessibile al normodotato, figuriamoci, certo, al disabile, per far avere un contatto globale a 360 gradi al disabile col mare, stiamo cercando in tutte le maniere di creare un'imbarcazione accessibile a persone con disabilità fisiche e sensoriali. Scusami, intanto parliamo di imbarcazione a vela probabilmente. No, imbarcazioni a motore... che si prestano per le attività a contatto col mare. Parliamo di pescaturismo, parliamo di subacquea, parliamo di biologia marina, parliamo di semplice passeggiata con la barca per farsi il bagno. Sono tutte cose che noi normodotati diamo per scontato, ma per i disabili è veramente difficile fare queste attività. Allora, se ci vogliamo reputare un paese civile degno di essere chiamato tale, secondo me l'attenzione al mare e all'accessibilità al mare diventa molto importante, e questa è la nostra prossima sfida che abbiamo accettato e speriamo anche questa di vincerla. Naturalmente non è una sfida facile da portare avanti, perché una struttura, una barca per chi ha delle disabilità non è semplice poterla mettere in mare, diciamo. Allora, i costi sono elevati naturalmente, a parte i costi. Più elevati se parliamo di una barca attrezzata per la disabilità. Però in questo caso ci vorrebbe un teamwork, una sinergia tra le istituzioni anche, perché già il fatto, non so, magari di darci la possibilità, se riusciamo ad acquistare questa barca, di tenerla in un porto e non farci pagare il parcheggio, chiamiamolo, questo già aiuta molto la nostra associazione. Noi comunque ce la stiamo mettendo tutta per realizzarla, e sarebbe comunque l'unico esempio di barca accessibile nel Mediterraneo. E considerando che in tanti posti purtroppo al momento non si può andare per motivi di paura, di terrorismo, eccetera, eccetera, la Sicilia diventa sempre un posto ancora più importante da visitare per normodotati e persone con disabilità. Comunque quello con il rapporto con le istituzioni e quello che sono ancora le barriere architettoniche, che purtroppo ci sono ancora nella nostra città, ma io penso ci sono ancora nella cultura italiana. Penso che abbiamo da discutere tanto. Di questo ne parleremo, anche perché ho ricevuto un comunicato stampa di cui poi ti renderò partecipe. In diretta su Globus Television con Sport e non solo, in diretta con Carmelo La Rocca, presidente della Life Onlus, istruttore HSA per normodotati e dotati e disabili. E Carmelo, prima della pubblicità ti dicevo appunto rapporto con le istituzioni. È arrivato proprio un comunicato fresco oggi, mi è arrivato, che domani ci sarà una conferenza stampa perché sembra che non si riesca ad aprire la piscina di Nesina, dove oltretutto vanno tantissime famiglie che mandano i figli con problemi di handicap. Abbiamo parlato di barriere architettoniche, che ce ne sono tantissime. Ecco, tu parlavi poc'anzi di turismo, parlavi di barche, però ci sono tanti alberghi qui a Catania, ma in tutta la Sicilia, penso un po' in tutta Italia. Qui a Catania diciamo che il 90% hanno barriere architettoniche, soltanto un paio forse si difendono, e tu, parlando prima della trasmissione, dicevi cosa bisogna fare per avere il tutto a portata di chi ha delle disabilità. Come la mettiamo?
Guarda, il responsabile di questo tour operator spesso e volentieri è stato molto disappointed, per usare un termine inglese, perché appunto a un certo punto una allarga le braccia, perché spesso si facevano le prenotazioni online o telefonicamente, si chiedeva se la stanza fosse accessibile. Alla reception dicono che la stanza è accessibile, quando arriva il disabile troviamo 2-3 gradini, il bagno assolutamente non accessibile, cattive figure che non ci possiamo assolutamente permettere. Perciò c'è tanto da fare, ci sarebbe proprio da istituire delle figure professionali che dovrebbero girare per gli alberghi e assicurarsi che queste stanze, questi servizi siano veramente accessibili. Allora, in linea generale, quando è che una stanza d'albergo è accessibile? Quando praticamente il disabile arriva con la macchina e in maniera completamente autonoma, perché ormai i disabili fisici hanno le loro vetture accessorate, viaggiano per i fatti loro, hanno bisogno di un parcheggio, non solo il famoso parcheggio disabile con il pass, okay. Esatto, il parcheggio per disabili deve essere almeno un 30-40% più largo del normale, perché il disabile per ha bisogno permettere di aprire la portiera, fare delle manovre per prendersi la carrozzina in maniera autonoma, mettersi sulla carrozzina e andare. Il disabile dovrebbe essere in grado di arrivare alla reception dell'albergo senza aiuto, dovrebbe essere in grado di arrivare in camera senza aiuto, dovrebbe essere in grado di usare il bagno, che deve essere un bagno accessibile, senza aiuto, accedere al ristorante, a tutti i servizi che sono per i normodotati, il disabile deve essere in grado di farlo in maniera assolutamente autonoma. Allora è solo lì che l'albergo può dire di avere una camera, due camere accessibili ai disabili. Ma purtroppo è una cultura non cultura quella italiana, perché nel resto dell'Europa diciamo che c'è questa attenzione nei confronti dei disabili. O sbaglio? Ma sicuramente. Perché hai girato tantissimo. Ma sì, ma anche perché innanzitutto non si dovrebbero dare le licenze a questi posti che non attrezzano almeno una o due stanze per i disabili. Ma poi la nicchia di mercato dei disabili è una nicchia assolutamente interessante. Ci sono tantissimi disabili che vorrebbero viaggiare. Un disabile, come una persona normodotata, comunque si porta almeno uno o due familiari appresso. Diventa, non lo vogliamo fare per spirito sociale, facciamolo per business. Nessuno ti potrà mai accusare di voler speculare sui disabili. Anzi, l'albergo, la struttura che rende accessibile il proprio posto ai disabili, è una persona intelligente che aggiunge un valore sociale alla sua attività. Più rendiamo accessibile il nostro paese, più possibilità abbiamo di far conoscere il nostro bellissimo paese ai disabili di tutto il mondo, come sta cercando di fare questo futuro. Ma periodo. Questo è un discorso che può riguardare i privati, nel senso gli albergatori, i ristoratori, ma il rapporto con le istituzioni, non dovrebbero anche essere le istituzioni a inculcare questa cultura? Ossia, io sono d'accordo con te, bisognerebbe creare una task force di professionisti che vadano effettivamente a controllare se è tutto, ci sono quelle situazioni che possono permettere a un disabile di poter accedere. Certo. Ma non esiste però questo discorso. Assolutamente, ci sono delle realtà piccole che cercano di fare, però ancora c'è assolutamente tanto da fare. Guarda, io tanto per non andare lontano, è che bisognerebbe anche
ecco, una cultura diversa, una questione di civiltà diversa. Io mi rendo conto, per esempio, a Catania, è una specie di denuncia che faccio. I posti per portatori di handicap sempre occupati da macchine che invece non sono macchine di normo dotati. Quindi bisogna cambiare sicuramente la cultura. Ma spesso questi posti, come vediamo sui social, sono occupati anche da mezzi istituzionali, perciò una volta che c'è questo è difficile inculcare una parvenza di civiltà. Ci sarebbe, appunto, come hai detto tu, il bisogno di dei professionisti che facessero in modo che, insomma, le cose funzionassero in maniera più civile a livello generale. Ci vorrebbe anche una task force di vigili urbani in questo senso. Scusami, anche la battuta ma nasce spontanea. Anche questo. Sicuramente è difficile. Molto si potrebbe fare con le scuole, si potrebbe, perché da lì insegnare un po' di educazione civica come iniziare. Si faceva una volta, no? E là, qualche volta ci siamo cimentati anche in questo. Si potrebbe andare nelle scuole guida, far capire un po', un attimino, la necessità, appunto, che ha un disabile. Io vedo una cosa molto simpatica che hanno fatto in America, è quella di far provare a degli amministratori locali, appunto, la disabilità. Li hanno messi in carrozzina o li hanno bendati e hanno detto: ora girate per la città e vedete se potete, e questo potrebbe essere, vivere in maniera un buon esperimento. Autosufficiente. Potrebbe essere un buon esempio. Noi diamo la manodopera, abbiamo tanti disabili che si presterebbero a fare i tutor per questa esperienza. Ritornando, visto che sono rimasti pochi minuti alla conclusione della trasmissione, alla parte naturalmente centrale della puntata, abbiamo detto life, vita. Ripeto questa frase che mi è piaciuta tantissimo: life improvement for every disabled person, ossia miglioria della vita del disabile attraverso lo sport. Cosa si potrebbe fare per migliorare la vita di questi portatori di disabili o portatori di handicap, perché ci sono anche i portatori di handicap? Io penso, oltre allo sport e oltre a cercare di inculcare quel senso civico di cui si parlava poc'anzi. Io penso che chi è preposto, soprattutto nelle istituzioni, chi è preposto a servizi al pubblico, dovrebbe un attimino fermarsi e mettersi, appunto, nei panni delle persone con disabilità. Non ci vuole molto. Già questo immedesimarsi nei problemi che possono avere i disabili già è un grosso esempio di civiltà. Perciò parlerei con le istituzioni, parlerei con i vari responsabili e attivamente fare qualcosa e attivare comunque un canale di lamentele, un canale di lamentele dove la persona con disabilità può accedere via telematica o via telefono e denunciare appunto il problema che ha, e poi, insomma, dare un seguito per vedere se questo problema che è stato denunciato è stato in un certo qual modo sistemato. Piccole cose che appunto porterebbero a una miglioria della vita, non solo con lo sport ma anche col senso civico. Carmelo, al di là dei record di cui abbiamo parlato, tu che di disabili ne hai conosciuti tantissimi, io penso che ti avranno più volte ringraziato, ti avranno più volte, saranno stati con te pieni di amore. Ma qual è la frase più bella che ti sei sentito dire? Hai una frase che ti ha particolarmente colpito da una persona che ha una disabilità?
Allora, guarda, il mondo della disabilità io lo accomuno molto al mondo del normodotato. C'è il normodotato che apprezza quello che tu fai per lui, c'è il normodotato che non apprezza quello che tu fai per lui. E nella stessa maniera ci sono i disabili. Però, per farti un esempio, Benedetta Spampinato, la ragazzina, una volta, ora trentenne, che è diventata responsabile di un tour operator ragusano per persone con disabilità, mi ha sempre ringraziato per qualsiasi gesto che io abbia fatto nei suoi confronti. E devo essere onesto, spesso questo non... per superficialità, non so perché spesso non viene riconosciuto il lavoro che si fa, però quando viene riconosciuto rimango veramente ben impressionato e contento di fare. E noi ringraziamo tantissimo Carmelo La Rocca per quello che fai, ricordando che in questi nuovi studi, ecco, mi hai messo a battesimo per la terza edizione di Sport e non solo. Abbiamo avuto stasera Carmelo La Rocca, presidente della Life Onlus, istruttore HSA per normodotati e soprattutto per disabili. Grazie ancora, un in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie e speriamo di vederci presto. Noi ci rivediamo naturalmente lunedì prossimo. Grazie a tutti per l'attenzione. Da Armando Garufi, da Globus Television, buonasera a tutti. Buonasera a tutti.